Buone notizie per la Calabria giungono dall'Istat, che racconta attraverso i numeri che nei primi tre mesi dell'anno la nostra regione ha fatto registrare nella voce export una crescita del 56,6%, addirittura tra le performance più positive riscontrate dalle altre regioni del paese. Insomma, detta così, verrebbe da dire che la Calabria ha imboccato la strada giusta e può guardare al futuro con moderato ottimismo. E così lo abbiamo chiesto a Francesco Aiello, professore di economia dell'Università della Calabria. L'incremento delle esportazioni calabresi del 56% registrato nel primo trimestre del 2022 rispetto al 2021 merita un'attenzione sia perché è molto più elevato rispetto a quello del periodo pre-Covid, ma anche perché proviene dalle dinamiche settoriali che caratterizzano poi il sistema produttivo regionale. In particolare, i settori a maggiore dinamismo sui mercati internazionali sono il settore dell'agricoltura, il cui incremento è dell'export di circa il 37%, e il settore dell'alimentare, quindi dell'agribusiness, che fa registrare un volume di esportazioni pari al più 27% rispetto al 2021, e il settore del legno, le cui esportazioni aumentano del 41%. Prima di mostrare ottimismo, però, occorre che questi dati trovino conferma nei trimestri successivi, anche perché le esportazioni calabresi pesano poco sia rispetto alla dimensione del PIL regionale, sia soprattutto al volume delle esportazioni nazionali. Comunque rimaniamo una regione che esporta soltanto lo 0,1% del volume delle esportazioni dell'Italia. Ottimismo sì, ma cautela, attendendo conferme nei trimestri successivi.